Messaggio canalizzato dall'angelo bianco, l'angelo del perdono. Cara anima, sono l'angelo del perdono. Sono qui per mandare messaggi a tutti voi. Si parla molto spesso di perdonare, ma non sempre si perdona nella profondità. Bisogna avere forza. Bisogna avere coraggio, ma nell'amore la forza e coraggio, la consapevolezza di amare senza condizionamenti, la sincronicità di amare tutto ciò che c'è intorno a voi, la sincronicità della natura, della luce, dei numeri, dei segni che vi arrivano dalle nostre dimensioni. Cara anima, devi sapere che tutto quello che vivi sulla tua terra, sul pianeta Terra, è pura esperienza per farti avere il coraggio, per farti rafforzare la tua anima, per farti avere nuove vedute. Bisogna andare a passo con il tempo, di come cambiano, di come il mondo fa progressi, ma il mondo che attualmente vi state vivendo non è un mondo d'amore, non è un mondo di pace. Quante guerre, quante violenze, quante cose brutte che stanno succedendo. Chi l'ha potuto creare tutte queste cose? L'essere umano, per il potere, per essere vincitori. Cara anima, cerca di vivere le tue emozioni con serenità. Affidati a Dio, affidati a Madre Maria, la madre di tutti, che vi aprirà le nuove porte. Le nuove porte dei prescelti, le nuove porte dell'amore, le nuove porte di sincronizzazione. Tanti di voi stanno ricevendo dei segni molto forti. Tante persone si stanno allargando su queste vedute. Vi siete mai chiesti il perché? Vi siete mai posti la domanda: perché mi succede tutto questo? C'è una lotta. C'è una guerra, il bene e il male, dentro ognuno di voi, nel mondo, nel cielo, nell'universo. Siamo agli sgoccioli di questa vita. State vivendo l'oscurità. State vivendo gli ultimi passi per entrare nella luce. Questa luce dorata, questa luce meravigliosa che vi riempirà il cuore, l'anima d'amore incondizionato. Care anime, siate pronti per raggiungere la pace, siate pronti per raggiungere una nuova vita. Non pensate troppo, ma vivete ogni attimo della vostra vita semplicemente con la fede di Dio nel vostro cuore e la luce divina vi aprirà nuove porte per il nuovo mondo. La vostra anima non avrà fine. La vostra anima sarà la storia infinita di un amore eterno, meraviglioso. Osservatevi. Guardatevi dentro e fuori. Siete anime di luce. Non vi avvilite, non abbattetevi, ma siate coraggiosi, perché nel vostro corpo, nella vostra mente, nella vostra anima e nel vostro cuore c'è la forza e l'amore di Dio. Quindi
non vivete fra due mondi, ma semplicemente ascoltatevi, perché il vostro cuore vi darà la risposta. Il cuore, l'essenza del respiro, l'essenza del battito della vita, vi darà la risposta ad ogni vostro piccolo pensiero. Nulla è impossibile agli occhi di Dio, nulla è impossibile al divino. Sappiamo bene che il Signore ha fatto i miracoli. Sappiamo bene che Madre Maria è una potente donna, madre miracolosa. Affidatevi con tutto il cuore a Cristo, a Maria, agli angeli. Gli angeli, luce di Dio, gli angeli, la voce di Dio. Sono l'angelo del perdono, sono l'angelo dell'amore, sono l'angelo bianco, l'angelo puro, sono il tuo angelo custode, l'angelo di Dio, e sono qui per portarti la voce di Dio, perché gli angeli sono voce di Dio. Apri il cuore, apri le tue porte. Se spesso ti senti che non fai parte più di questo piano terreno, ciò vuol dire che sei un prescelto, ciò vuol dire che la tua luce si sta illuminando, la tua anima, ciò vuol dire che stai avendo un'apertura spirituale, ciò vuol dire che il tuo mondo, la tua vita cambierà, perché avrai l'opportunità di entrare in nuovi mondi. Cara anima, apri semplicemente il tuo cuore, affidati all'amore di Dio, ascolta il tuo angelo, e nuove fonti d'amore, nuove vedute avrai sul tuo cammino. Un angelo alle tue spalle, Gesù alla tua destra, Maria alla tua sinistra, e il Padre davanti a te per sempre. E per l'eternità ti guiderà nel tuo paradiso. Tanta luce da parte degli angeli.